Raggiungi il Cumberland Forest. E la madò. Allora, Ronzino Pelle Ossa. Bellissimo il nome di questo cavallo, ragazzi. Proprio... Sinceramente, il mio personaggio è. Sembra Spider-Man, il primo Spider-Man, Tobey Maguire. Come si chiamava? Tobey Maguire, una roba del genere. Vabbè, comunque, anche i vestiti sono orridi. Devo assolutamente trovare un modo per fare qualcosa. Ma nel frattempo, andiamo. Partiamo poveri in questo gioco. Io non so, non penso di essere in free roaming attualmente. Ho visto comunque già ci sono un sacco di cose. C'è il legame con i cavalli, ma soprattutto c'è la storia. Cioè, c'è un'altra storia pure sul. Non so quanto durerà. Io penso che sia una roba. Tu puoi scegliere se fare la storia oppure giocare online. Però attualmente non penso di essere in una sessione con altri giocatori perché non vedo nessuno. Quindi. Comunque, se avete naturalmente Red Dead Online, mi potete aggiungere. Giochiamo tutti assieme appassionatamente, mi raccomando. Cerca il covo. Chissà perché penso sia quello dove c'è il fumo. Così, a primo intuito, a primo impatto. Ma è una cosa così, ma proprio penso. Nel free roam possono apparire dei covi delle bande. Deruba i nemici presenti in questi covi. Tieni premuto L1 per visualizzare. Usa R per equipaggiarla. Via questa. Elimina i fuori legge. Ah, ma sono. Quello che volevo prendermi una posizione di vantaggio. Ma non ho coltellini da lancio. Scherzo, dai, pre. Allora, e niente, mi sa che mi. Può anche far fuoco velocemente dal fianco premendo R2. Vabbè, ok, queste cose già le so. E niente, ci tocca affrontarle face to face. Boh, cominciamo. Carica. Ok. Mazzo. Salve. Benvenuto in streaming. Benvenuto in streaming. Oggi siamo finalmente nell'online. Il tuo onore. Prendi la mappa o uccidi il bandito. Prendiamo la mappa. Non l'ho ucciso. Ok, infatti, vedi il nostro. È l'online, sì, è l'online. Però l'online ha anche una storia. Quindi all'inizio dobbiamo fare questa sorta di tutorial. Apri la mappa del tesoro. Ti dicono dove devi andare per trovare il tesoro. Beh, impostiamo la meta. Lustra l'area e trova il tesoro. Senza prima però aver lottato questo posto. Come giusto che sia. Come vi sembra l'online? Come vi sembra? Cioè, alla fine, visualmente. È lo stesso. Cioè sembra di giocare l'offline. Però in realtà non vedo l'ora di essere a trovare anche altri nemici. Volevo dire altri colleghi. Altre persone. Fruga. Eccolo qua. Abbiamo dato il forziere. Male il nostro amico però. Apriamo la cassetta di sicurezza. Prendiamo la ricompensa. Sulla sicurezza obbligatoria. Vedi. Bravo bravo. Lingotto d'oro. Allora. Ce n'ho 5. Puoi utilizzare il lingotto d'oro per acquistare o sbloccare in anticipo alcuni oggetti. Quando possiedi 100 pepite d'oro si convertiranno automaticamente in un lingotto d'oro. Gli oggetti dei negozi verranno sbloccati con l'aumento del tuo rango. Bene, siamo arrivati al rango 2. Abbiamo $3.51 e 0,0. I negozi puoi acquistare un'ampia serie di servizi e prodotti con il. Hai scoperto un coupon carta abilità. Puoi riscattarlo per ottenere la tua prima abilità. E come si fa? È sta nebbia così che è diventato Milano. Premi L1 per accedere alla ruota delle armi. 7 di abilità. Ancora al 2? Installmi. sì. Dead Eye. Una carta passiva del Dead Eye. Bocche di fuoco. Allora, con il Dead Eye attivo, il danno inflitto da te e dai membri della tua squadra aumenta leggermente. Marchiata morte. Quindi potete marcare i nemici sparando, colpire tutte le aree che hai marcato. Ah, beh, questo è il classico. Semo obbligati a fare che dura 6 ore perché sono 7 moduli. Però buono. Entro venerdì. Un attimo di tregua. Con il Dead Eye attivo recuperi lentamente la salute. Subisci danni. Sono molto tentato. Allora, siccome tanto i personaggi non vanno a rallenti, ma si muoveranno. Ogni colpo consuma il Dead Eye. Quasi 4 dollari, hai capito, eh? Lei è troppo sarcastico. O 4.000. No, sono $3. 3,51. Beh, facciamo marchiata. Piano piano. Equipare. Ok, ce l'ho. Poi si lamenta se mi faccio pagare la salda. Dai, su. Mamma mia. Vabbè, bisogna fare un po' di far. Raggiungi Clay Davis. E chi è? I miei soldi, mai più. Tra l'altro adesso. Cioè, se io premo start, il personaggio continua comunque a muoversi. Quindi devo stare molto attento. La barra del Dead Eye si riempie quando uccidi i nemici. Ma va. Vabbè, ma questo cavallo è incazzatissimo. No, il tuo cavallo è stato. No, vabbè, ma non ci credo. Ragazzi, in tutto il gioco non l'ho mai ucciso. 30 secondi di online ed è già morto. Mo vado a vedere Jerry. Dai. È morto. No, poraccio. Dai, è morto. Ma la sella gliela posso togliere. Lui mi capisce. Beh, Jerry Scotti. Animalisti? Sì, però.
Allora, nel single player, ronzino per le ossa, vieni qua. Nel single player è resistito a tutto, treni, tassi, rocce. Comunque non so se nella timeline questi eventi dell'online, cioè della storia dell'online, avvengono dopo la storia del single player. Comunque, sta di fatto. Che cos'è? Ah, questa era quella cosa che mi diceva Danny, che bisogna giocare con altre persone. Allora dai, questo sarà il nostro primo spruzzolo di online. Missione della storia. Horley ti suggerisce di fare visita a Clay Davis, un ladro di cavalli, per imparare i segreti del mestiere. Test dopo. Abbiamo il matchmaking allora. Il matchmaking è in corso. Vediamo quanto ci mettiamo a trovare una persona. Io spero che adesso, siccome gli online funziona bene, li troveremo subito, vero? Attenzione, sei stato disconnesso. Bene, allora, notiamo come i server della Rockstar. Messaggio di Rockstar, cosa dice Rockstar? Sì, che possiamo giocare. Questa cosa non è bella da vedere, eh. Io ho detto, pa che bello, hanno fatto l'ingresso scaglionato così non ci sono i server troppo affollati. Mi sa proprio di no. Giocatori, sono giocatori veri, hai capito. Dettagli partita, set di armi, torna al free roll. Ma vedi che carino, dettagli partita, da 1 a 4 giocatori. Oh, non male, cioè c'è la lobby, c'è il tempo. Veri giocatori, dai. Nostro primo spruzzo di online. Tocca rivedere il video, ecco qua. Did Horley send you, Pop? I'm Clay Davies. This is my brother, Clive. He don't talk. Maybe you two will get along better. Maybe not. Comunque la personalizzazione dei personaggi faceva schifo. Non c'era un volto decente e li ho provati anche a modificare. They are a bunch of degenerates, not good people. They're out near Cumberland Falls with a bunch of horses they stole off of me. Io well, that's a lie, but they stole them off a fella I was going to steal them off of. Maybe you could get them for me. Vabbè, penso che la breve storia di questa missione è dobbiamo rubare dei cavalli, no? Ecco, visto che c'è chi ha giocato in qualcosina di più, il Ferrone è un Fragfest come GTA. Sì, 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 l'ho appena scritto Danny, quindi vai in giro e fai quello che ti pare. Però prima di entrare, tra virgolette, nel free roam con altri giocatori, bisogna fare, penso, questo prologo. Penso. Let's go, Clive! Però mi piace, gli hanno dato proprio. Cioè, anche GTA Online, se avesse avuto una storia, sarebbe stato figo. Invece soltanto l'inizio c'era quell'introduzione così. Ok, allora andiamo. Ma scusa, quello è salito sul mio cavallo. Infatti ho detto, scusa, quello è salito su un cavallo non suo. Boh, andiamo. Vite della squadra. Ok, quindi funziona un po' come GTA Online. Che se la gente muore salta sul cavallo, ti immagini. Avevano detto che c'era la possibilità di mettere gli sceriffi e le calcagne dei griff. Ah, questo non probabilmente. Beh, tipo le taglie, sì. Oddio, quello è saltato con me. Avete visto? Ok, dobbiamo iniziare ad affrontare. Aspetta, c'è gente che mi spara anche da. Buono. Ok, ruba il cavallo. Ragazzi, nell'online lo shooting mi sembra 3000 volte meglio del single player, non so perché. Ok. Mazza, tutti incazzatissimi. Oh, questo voglio. Certo, tutti loro se lo sono. Vabbè, prendiamo questo. Morgan. Aspetta, con calma. Accarezza. Ok, andiamo, andiamo. Direi che possiamo andare.
Per sicurezza stiamo con la pistola e non si sa mai. Mia, che casino. Oh. Devo dire, come prima missione la vedo già abbastanza... Oddio, meno male che non avevo visto il ponte. No, oddio, era una persona normale, va bene. Ok, un cavallo è stato consegnato, di già. Come hanno fatto a reggere la stalla? Vabbè. Guarda questo cavallo già quanto è più forte. Magari avessi questo. Vabbè, io taglierei di qua, tanto. Penso che dobbiamo portargli alla stalla di Valentine. Sì, infatti. Eccoci qua, la cara vecchia Valentine. Boh, aumentato a rango 3. Buono. Buono. Non abbiamo fatto niente, già siamo al 3. Ain't that dandy? Get that horse hidden away, Clive, and ready to move out as soon as we can. Buono. Here's the money you earned. Oh, questo mi piace. And gave me a message. He said to go see your friend Cripps up at your camp. Now, ah, vedi, al tuo accampamento. Ok, ci siamo. Tra poco vedremo il nostro accampamento. Just as soon as we are set up, okay? Quindi bene, tra poco vedremo quello che sarà il nostro accampamento, quindi la nostra base. Let's give our friend here back the horse. It's yours, a sign of faith and future business. If you want to buy any extras or sundries for the animal, head inside. They've got a lot. Te riusci a dare il cavallo gratis, meno male. See you soon. Come on, Clive. Quindi devo fregarmi il cavallo bianco, facevo meglio. Devo dire, questo qua non è brutto. Però volevo quello bianco, così cominciamo la storia. Vabbè, staremo a vedere.